Sono una quarantina nella provincia di Pescara e medici sospesi dall'ordine perché non in regola con i vaccini anti-Covid, non hanno fatto la prima dose o non hanno completato il ciclo. Ma non ci sono solo i Novax. Maria Assunta Ceccagnoli, presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, spiega che settimanalmente si procede al controllo dei nominativi e relative posizioni. Settembre 2021 erano 300 i professionisti della sanità che avevano detto no al vaccino anti-Covid. Attualmente presso la provincia di Pescara, che conta 3.179 tra medici e odontoiatri, sono 41 i medici sospesi e un odontoiatra sospeso per non essere in regola con l'obbligo vaccinale. In questo caso come ci si comporta? Cioè questi medici vengono sospesi fin quando non si metteranno in regola? Sì, il medico ha l'obbligo, la norma prevede che sia in regola con l'obbligo vaccinale, all'ordine già con il decreto 172/2021 settimanalmente perviene una lista di medici che risulterebbero non in regola con la vaccinazione, l'ordine ha istituito una commissione che ha l'obbligo di verificare questi dati, perché le liste che sono pervenute non sono liste pulite, perché purtroppo all'interno abbiamo trovato anche colleghi che erano deceduti, colleghi che erano stati vaccinati all'estero che non risultava alla federazione e quindi noi, c'è tutto un lavoro di una disamina attenta da parte della commissione che chiede conto ai colleghi di segnalare la loro situazione. Come ad esempio il medico che per motivi clinici non può essere sottoposto a vaccinazione. Li deve esplicitare, dice la dottoressa Ceccagnoli, e deve farsi fare un'esenzione dal proprio medico curante. Non possono dunque essere sospesi, altrimenti per gli altri. Il medico, il professionista sospeso dall'albo non può esercitare, altrimenti si configurerebbe come abusivismo della professione. Spieghiamo bene, c'è questo monitoraggio che è costante. Settimanalmente noi riceviamo l'elenco da parte della federazione e la commissione valuta, perché la situazione è in itinere, si può modificare. Dunque non solo Novax. Non tutti sono Novax, alcuni sono Novax perché non hanno mai eseguito prestazioni e magari hanno segnalato di essere positivi, in tal caso non scatta la sospensione, o sono colleghi che hanno fatto alcune dosi ma non hanno completato il ciclo.